Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi iniziamo una nuova serie video e in questo caso si tratta di un MTT, un torneo online giocato su partypoker.it e si tratta del step 1, della fase 1 di un MTT satellite per andare a giocare le World Series of Poker. Premetto che su un field iniziale di 66 giocatori si qualificavano 20 e io comunque ho continuato a giocare il torneo fino alla fine e quindi ho pensato di farci dei video abbandonando per un attimo i sit and go e analizzando anche un MTT, cosa che faccio di rado. Possiamo partire quindi. Si parte con uno stack di 3000 e abbiamo K10 nel big blind. Abbiamo un mini raise del cutoff e decidiamo di difendere il buio. Comunque con 3000 siamo parecchio deep, quindi una mano come K10 la giochiamo. E come potete vedere il flop è favorevole, quindi qui si cerca fuori posizione per tentare di indurre il bet del cutoff. Addirittura il cutoff decide di andare all-in e a questo punto non vedo come possiamo non chiamare. Chiamiamo, come vedete l'all-in è abbastanza discutibile con asso jack e addirittura noi chiudiamo un full. E quindi in prima mano praticamente raddoppiamo lo stack e iniziamo nel modo migliore. Potete vedere la grafica di Party Poker, non è la grafica nuova del punto .it ma è la grafica del punto .com perché sto usando un replayer, quindi purtroppo non ci sono le skin aggiornate. Seconda mano donna 6 dello small blind la si folda e stessa cosa per 10 4 dal bottone. Riprendiamo con asso jack small blind e decidiamo per il call. Non floppiamo nulla, quindi cerchiamo e qui abbiamo solo un progetto backdoor di colore, eventualmente un asso, ma ovviamente dopo un bet e un raise non possiamo fare altro che foldare a nostra mano. Qui chiamiamo con 8 e 6, sono un one gap connector, sono in una buona posizione al tavolo dal cutoff, quindi faccio un call in un piatto multiway per sfruttare le mie carte connesse. Purtroppo, come vedete, il flop non porta nulla di buono, c'è un overbet e un call e quindi a noi non resta altro che foldare. Ovviamente andrò ad analizzare le mani che ho giocato, la coppia di due la chiamo, faccio check per set value, ovvero sia giocherò per tentare di prendere il set, qualora non dovessi prendere il set andrò in modalità check fold. Come vedete semplicemente checkiamo e foldiamo sul bet dell'avversario. Qui ci sono due call, avrei anche delle ottime odds per completare, però dallo small blind fuori posizione con un kicker così basso non mi va di giocare e decido per un fold. Anche qui l'action è abbastanza strana, c'è un call, un mini raise e un altro call, quindi K10 off decido di non giocarlo.
3-2 è vero che sono due connectors, è vero che abbiamo posizione, però è una mano molto debole. Veniamo a questa mano in cui abbiamo K donna picche, siamo i primi a parlare, quindi sicuramente decidiamo per un rilancio di 3 volte. Otteniamo addirittura 2 call, un mini raise e un call al mini raise. A questo punto non me la sento di spingere ulteriormente la mano, quindi ho delle odds eccezionali di 10 a 1 per fare il mio call, e K-donna picche comunque una mano che funziona, può funzionare bene in una situazione del genere. Floppiamo top pair e c'è un overbet, cioè su un piatto di 1500, Bross esce puntando 3000. A questo punto le possibilità sono due: o lo leggiamo fortissimo, o lo leggiamo in bluff, oppure su un progetto. E quindi non su un punto chiuso, e tutto sommato io ho top pair e un good kicker, nel senso che ho il capo, mi batte solo a Sodonna, che però probabilmente per come la vedo io l'avrebbe giocata in modo diverso la mano, quindi per me è più facile che lui sia in un progetto oppure voglia tentare di proteggere la sua donna con kicker peggiore del mio a questo punto. Vedete che mi chiama e in realtà ha tentato di prendere il piatto con una coppia di jack e con un overcard fuori come la donna, per cui una mano direi ben giocata e ci permette di fare un altro raddoppio. E possiamo tornare indietro un attimo su questa mano. E magari vi posso dire come l'avrei giocata io. Allora, sul mio raise e 2 call con la coppia di jack, fare un mini raise qui è veramente insensato. Per cui qui Bros gioca male e o fa un call e decide di vedersi il pot, oppure se decide, visto il suo stack, di prendere valore, veramente valore, dalla sua coppia di jack, qui deve fare un raise molto più sostenuto, almeno tribettare 3 o 4 volte a questo punto la mia bet iniziale, e probabilmente io qui andrei a foldare K-Don. Invece, facendo questo mini raise, che non è neanche un mini raise, è meno del mini raise, mi permette la possibilità sia a me che agli altri di fare un call con qualsiasi mano a questo punto. Io qui faccio call anche se sono in steal e in bluff totale, perché con odds 9, 10 e 1. Ho sempre la possibilità di giocarmi un big pot con una mano che può sempre floppare bene, e con K-donna poi assolutamente è istantaneo il call. E a questo punto lui ha un altro svantaggio, perché è fuori posizione rispetto a me. E su un piatto di 1500 va a fare un overbet di 3000. A questo punto è chiaro che la interpreto come un segnale di debolezza, perché se avesse avuto una donna avrebbe comunque puntato al massimo per l'entità del piatto. A questo punto si può pensare che stia cercando di comprarsi il pot con una coppia più bassa o con un progetto, e infatti è quello che succede. E quindi io a questo punto lo mando direttamente all'in e faccio il mio double up. Ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti. Ciao!